La carta stampata sta attraversando una crisi profonda in tutto il mondo. Lei crede davvero, come dicono le statistiche, che tra qualche anno potremo dire addio ai giornali per passare totalmente al digitale? Beh, intanto tocco legno perché io sono un giornalista di carta stampata, ma credo di no. Credo che la carta stampata sia destinata piuttosto a diventare un media di nicchia, dunque a ridursi, a rimpicciolirsi, ma non a sparire. Faccio osservare che alcuni esperti prevedono anche la fine della televisione, che è un'altra cosa che non accadrà. Dunque penso che ci saranno delle evoluzioni in senso di occupare meno spazio, ma non che sparirà. Che peso ha l'Italia sugli scenari internazionali ed in particolar modo rispetto alla crisi ad est, in Ucraina e a sud, in Libia? Purtroppo l'Italia non ha una grande presenza sulla scena internazionale, un po' perché non è una potenza, è una media potenza, diciamo, regionale. E un po' anche perché l'Italia non ha mai fatto molto per avere una presenza, nel senso che tende a prendere iniziative piuttosto di compromesso piuttosto di compromesso che a fare delle scelte sulla scena internazionale. La Libia e l'Ucraina sono due buoni esempi. Sull'Ucraina abbiamo votato le sanzioni assieme agli altri per difendere l'unità europea e occidentale, ma in realtà non ci crediamo molto, riteniamo che le sanzioni non siano un'arma, sufficiente se non accompagnata dal dialogo. E in Libia abbiamo puntato appunto sul dialogo, quello che fino adesso non sta funzionando. Naturalmente mi auguro che funzioni al più presto. Ma fino adesso il tentativo di raggiungere una soluzione diplomatica, non ha funzionato e malgrado questo l'Italia non ha modificato la sua linea. Dunque diciamo che è, una potenza di pace, di compromesso e questo è positivo, però qualche volta dovrebbe avere un po' più di coraggio nelle sue iniziative e conterebbe di più. Grazie mille.